Ragazzi, salutare tutti lui, nuovo amichetto, come lo chiamiamo? Io direi di chiamarlo Marques Brufolo. Sì, salutatelo tutti nei commenti. Ho imparato 10 nuove skill nelle bedwars su Minecraft. Ho visto che questi tipi di video vi piacciono ed è per questo che oggi andremo a superarci un'altra volta. Guardate il video fino alla fine perché non ve ne pentirete e voglio sapere nei commenti se voi sapevate fare tutte queste skill su Minecraft nelle bedwars. Quindi direi di iniziare subito con la prima. La prima skill che dobbiamo imparare è il block trap, credo si chiami così, ovvero trappare le persone con i blocchi. Queste skill ovviamente le ho prese tutte su Google, si possono trovare comunque girando sul web. È diciamo a scaletta, ovvero che si parte con la skill, quella lì molto molto più semplice, per poi arrivare appunto alla skill, quella un po' più difficile. Quindi il block trap comunque è molto semplice. Cosa vuol dire? Trappare le persone nelle bedwars, quindi dobbiamo cercare di trappare. Morì, perfetto. Se lui corre verso di me, io rompo il blocco e boom, faccio in questo modo, non in questo modo. Per questo bisogna comunque prendere una shear, sicuramente è molto molto più utile. Quindi io faccio così, intanto mi provo ad eliminare. Oddio quanto lagga, ok, è morto. Ora io non ho comunque tantissima vita, quindi mi porto i suoi materiali nella base. Io rompo il letto, mi dispiace, ma se appunto è eliminato. Perfetto. Allora posso farmi la shear e gli altri blocchi. Quindi adesso andiamo a trappare i giocatori. Quindi quant'è che possiamo dire che una skill l'abbiamo completata? Quant'è che appunto la facciamo? Quindi appena trappiamo un giocatore con shear e blocchi, abbiamo completato la nostra prima skill. Signore Azzurro, allora io non ti vorrei eliminare subito perché appunto devo trapparti. Però se tu stai così qui, non stai nemmeno su un ponte, per forza devo eliminarti. Letto andato. Oh! Forse l'azzurro sta venendo verso di me, non lo so, mi faccio l'armatura, spada e stone. Mi serve un player che viene verso di me, sta venendo il bianco, però adesso non posso trapparlo. Ok, è morto. In realtà ragazzi a me capita spesso comunque di trappare i player, però mi devo trovare nella situazione. Finché non mi trovo nella situazione è comunque più difficile. Ce l'abbiamo fatta, trappato un player. Ho dovuto cambiare mappa per farlo perché ragazzi non riuscivo, vi giuro non riuscivo. Prima abilità sbloccata, nel senso prima abilità completata. Seconda abilità molto molto semplice, ormai credo che tutti voi la conoscete, tutti voi sapete farlo. Stiamo proprio parlando del fireball jump, ovvero tirarsi una fireball sotto i piedi e fare un fireball jump completo. Fireball jump completo vuol dire che dobbiamo comunque non solo farlo ma arrivare anche ad una parte. Quindi ad esempio se lo faccio qui devo arrivare lì, ok, una roba del genere. Quindi deve essere un fireball jump completato. Facciamo così e arrivo direttamente verso i diamanti. Abbiamo adesso sia la fireball che altri blocchi, quindi dobbiamo riprovarci. Dovrei farlo da un'altra parte comunque. Vabbè, la fireball ce l'ho, comunque lo faccio da qui verso quel collegamento. Quindi in questo modo, boom, fireball jump completato. Questa è comunque un'ottima skill, che comunque è utile sicuramente. Ora ci completiamo comunque il fight. Ok, sicuramente andiamo eliminati perché pixel lagga bestia, però comunque è un'ottima skill che secondo me può salvare in molte molte situazioni. Anzi, personalmente a me ha salvato in tantissime situazioni fare un fireball jump, ma proprio in tantissime. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi è così. Quindi seconda skill molto molto semplice, ma andando avanti arrivano quelle un po' più difficili. Terza abilità, TNT jump. Vi spiego come faccio il TNT jump. Intanto il TNT jump si fa con appunto una TNT e devi saltare. È simile al fireball jump solo con la TNT. Il TNT jump ti dà credo più boost in avanti, ma meno velocità. Con il fireball jump credo sia molto più veloce. Ora non lo so ora com'è bene che funziona, però c'è anche la mod chiamata TNT timer, TNT countdown, questa qui, che praticamente ti mette un countdown sulla TNT e ti dice quando devi saltare. Quindi andiamo a completare anche questa skill. Conto 3 secondi ragazzi, ok? Quindi vi spiego anche come lo faccio. Quindi intanto salite sempre un po' di più sull'ultimo blocco o comunque su quello davanti a voi, piazzate la TNT e vedi c'è il timer. Io sui 60-70 già salto, quindi boom, questo è un TNT jump molto utile sicuramente in varie situazioni. È una skill che ormai ragazzi ho imparato tempo fa. Queste sono skill comunque veramente vecchie delle bedwars, quindi sono skill che si imparano comunque ecco all'inizio. Su coral devo dire mi trovo un po' più in difficoltà a farlo perché il timing è diverso. In realtà in ogni server il timing è diverso, quindi se avete lunar client e volete utilizzare il TNT countdown su ogni server vi dico che non funziona, almeno che non hanno lo stesso timer di iPixel, perché il TNT countdown è fatta solo per iPixel, non per coral eccetera. Anche questa abilità, quindi questa skill, l'abbiamo completata. Terza skill, qui già la situazione si fa un po' più difficile. Double TNT jump, ovvero che dobbiamo piazzare due TNT, una davanti e una dietro, con un giusto timing, ovvero che dovrebbero essere sempre all'incirca sui 3 secondi. E da lì dobbiamo fare il double TNT jump. Allora direi che per prima cosa, prima di fare il TNT jump, andiamo ad eliminarci subito il nostro vicino. Letto andato. Boom, eliminato. Allora posso farmi sia l'armatura, però non ci interessa. Adesso puntiamo due TNT, qualche mina d'oro, una fireball, giusto dei blocchi, giusto per, la mettiamo comunque da parte. E quello che ci interessa sono due TNT. Facciamolo verso il centro. Allora facciamo un collegamento
collegamento così. Direi che va più che bene. Dobbiamo passare una dietro e una davanti. Quindi uno, due. Ah, è partita quella dietro ma non è partita quella davanti. Io ne metterei una qui e una qui. Uno, due. Sbagliato qualcosa. Uno, due. Eh no, mi ha dato solo il boost alla prima. Non mi ha dato il boost alla seconda. Perché? Oh, è andato! Double TNT Jump. Allora, sicuramente si può fare meglio, ovvero che ti dà più boost, perché quello che ho fatto io, sì, è giusto, cioè nel senso ha funzionato il Double TNT Jump. Ho capito che dovevo essere prima quella dietro e poi quello davanti, quindi comunque è giusto. Guardate ragazzi, ci riprovo l'ultima volta, anche se comunque ci sono riuscito, quindi comunque la challenge è completata. Lo rifaccio verso la base di diamanti. Quindi prima questo dietro, poi questo davanti, conti 1, 2. Adesso era troppo basso comunque, cioè nel senso me l'ha dato il boost ma me l'ha dato troppo basso. Comunque abbiamo capito la tattica, quindi il double TNT jump ci siamo riusciti e abbiamo completato anche questa abilità. Nuova abilità, TNT jump e non solo, più Ender Pearl e dobbiamo eliminare un player. Marques, sei il vero? Sì, sono il marchessone pisellone. Allora, il pink è andato dal bianco, il rosso dal blu. Io ragazzi sapete che vi dico, me ne vado verso il centro a prendere subito gli smeraldi. Tanto per prendere un Ender Pearl basta un giretto di smeraldi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ne abbiamo 5, uè, signor azzurro. Ah, vuoi fare screen? Troppo tardi. Ender Pearl, prendiamo una TNT, prendiamo dei blocchi, quindi spada in ferro, a posto. Mi prendo anche gli utensili, giusto per sicurezza. Possiamo attaccare o il pink o il rosso. Quale vogliamo attaccare? Direi più il pink, mi casa di più. Ok, direi che è molto molto semplice, quindi 1, 2, saltiamo, giriamo, dietro, faccio pure con il 360, boom. Ora dobbiamo solo eliminarlo, quindi prima cosa completata, dobbiamo solo eliminarlo. Dai, è molto semplice adesso ragazzi, cioè era tutto così semplice. Ta 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 ta, ta boom. Challenge completata. L'abbiamo fatto proprio molto semplice ragazzi, ho fatto anche un 360, quindi ho aggiunto anche un qualcosa di mio ragazzi per renderlo un po' più originale, molto molto figo devo dire. Questa ragazzi è un'altra skill, ovvero lo speed bridging, quindi il fast bridge, ma ormai ragazzi lo sapete, cioè fast bridge per me è la cosa più semplice, ormai lo si fa anche ad occhi chiusi. Lo faccio ad occhi chiusi, eh? Dopo un po' che rimango con gli occhi chiusi, comunque è difficile, però. Ok, ok, vabbè, comunque ormai lo si fa anche ad occhi chiusi. Quindi diciamo che anche questa è completata. Ora però arriva il ponte difficile, l'abilità difficile, Brizzly Bridge. Il collegamento che si fa praticamente un po' a destra, un po' a sinistra. Questo qui è Brizzly Bridge. Diciamo che io non sono bravissimo. Quanti blocchi ci mettiamo? Ovviamente lo posso fare anche di 3 blocchi e dire ok, so fare il Brizzly. Direi almeno un 5-6 blocchi dobbiamo farlo. Direi che comunque non lo sappiamo fare di milioni di blocchi, però comunque siamo sui 4-5 blocchi. Devo solo comunque abituarmi con il movement. Io ragazzi direi challenge completata. Questo è stato un Brizzly davvero bello, mi è piaciuto, movement giusti. La tattica che comunque utilizzo io è quella di mirare sopra il blocco e poi andare destra, sinistra, destra, sinistra. Questa tattica qui ragazzi. E comunque questo qui è Brizzly Bridge. Challenge completata aggiungerei. Ah, ladder clutch. Allora, il ladder clutch si può fare sia nelle bedrooms che comunque qui. Io direi di allenarci prima che io poi andare nelle bedrooms. Dobbiamo clutcharci su quel blocco. Non è poi così difficile ma nemmeno comunque facile. Non so se bisogna appunto shiftare prima di fare il ladder clutch, cioè perché comunque qui ti devi buttare, quindi è più difficile. Magari nelle bedwars è più semplice. Boom! Primo ladder clutch fatto. Molto molto bene ragazzi. Quindi uno l'abbiamo fatto, quindi diciamo che la challenge è completata. Oh, secondo, perfetto. Ci facciamo proprio il terzo nel chill. Boom, terzo. E adesso però andiamo a provarlo in partita, perché questo è stato un mini riscaldamento. Come sapete non sono bravissimo con le scale, appunto avete anche visto. Però ragazzi devo dire che tutto sommato non me la cavo poi male. Quindi facciamo così, prendiamo un po' di blocchi, un po' di scale e iniziamo appunto ad attaccare subito il team giallo. Diciamo che le scale nelle bedwars vengono utilizzate per clutchare, magari salire sicuramente. Quindi clutchare in che modo? Non prendendo danno, perché se riesci comunque ad utilizzarle per bene diventi una bestia ragazzi, perché puoi non prendere danno praticamente se cadi, se fai un ponte in alto e vuoi scendere tipo ladder clutchare, tanta roba. Vorrei fare un fireball jump e clutcharmi sul suo letto, magari in qualche modo clutcharmi con la ladder. Beh, qui non c'erano blocchi dove clutcharmi. C'è anche ragazzi chi utilizza il TNT jump e poi fa un ladder clutch, ma lo fa tipo in questo modo, blocco e subito oddio l'ho fatto. Cioè nel senso però comunque è velocissimo. Vediamo se riesco a farlo ma sul suo letto. Vedete anche lui sta utilizzando il ladder. Non era proprio così. Troppo davanti, merda!
Boom! Ladder clutch. Anche questa challenge è completata, ragazzi. Ora abbiamo un'altra abilità molto molto difficile. Dobbiamo fare un 360 gradi prima di una kill con un avversario. Ciò vuol dire che stiamo killando l'avversario 360, boom, e lo rekilliamo. Può essere difficile come semplice. Basta beccare l'avversario un po' in abbetto. Quindi ad esempio questo è l'avversario, faccio poca vita, mi giro e lo hitto. Questa è una skill che comunque non so se può essere utile. Non credo, perché anzi si miri soltanto. Però comunque ce l'abbiamo segnata come skill, ragazzi. Quindi 360 gradi sull'avversario. Questo l'ho killato perché appunto, ragazzi, era impossibile qui farlo, anzi cadevo nel void da solo. 360, boom, kill. Questo è kill, ragazzi, sì è kill. Challenge completata. Perché comunque io lo stavo hittando, poi mi sono girato e l'ho continuato a hittare. Quindi sì. Per concludere abbiamo una cosa che per me è fondamentale, ma in realtà è molto sottovalutata, ovvero il water clutch nelle bedwars. Ti permette di non prendere danno, molto più semplice del ladder clutch. Perché ragazzi, il ladder clutch ti devi impegnare di più. Qui ragazzi basta che spammi, boom, è fatto il water clutch. Quindi è una skill molto molto buona, che per me, ragazzi, può essere molto molto utile. Vedete, è semplicissimo, mi basta spammare un tasto. Ma in realtà nemmeno spammare, basta comunque cliccare una volta appena scendete. Ma adesso però testiamola nelle bedwars. L'item, che secondo me è l'item più OP nelle bedwars, costa solo 3 di gold, meno del legno, quindi comunque è molto buono. Cerchiamo però di utilizzarlo per bene. In cosa si può utilizzare? Più che altro si utilizza quando non si vuole prendere danno da caduta, molto semplicemente. Ma l'acqua in realtà nelle bedwars viene utilizzata anche nelle basi. Ora non ho tanti blocchi, però se riesco a farvi vedere una roba, che adesso sì, posso prendere danno con l'acqua, ad esempio non lo prendo, mi risparmio comunque quanto? Un cuore e mezzo di danno, che è comunque buono. Quindi ora mi vado ad eliminare il team verde e vi faccio vedere invece quanto è buono, perché le persone, ragazzi, ormai è troppo sottovalutato questo item, davvero, ma è l'item più OP. Vi faccio vedere in realtà quanto è buono nei fireball jump e nei TNT jump, perché molti magari dicono: beh, io utilizzo comunque le ladder, costano di meno, perché le ladder sì costano di meno, ne sono anche di più, ne sono comunque 8 con 4 di iron, è comunque buono. Quindi dicono: beh, utilizzo le ladder che mi conviene. Però ora vi faccio vedere sia con il TNT jump che con il fireball jump quanto è utile utilizzare il secchio d'acqua, perché il TNT jump comunque già prende un minimo di danno. Stessa cosa con il fireball jump. E mettendo l'acqua, ragazzi, invece risparmi tutto quel danno. Quindi facciamo così: 1, 2, boom, tac. Invece di prendere un botto di danno, ho preso solo un cuore, quindi il danno della TNT. E comunque, ragazzi, è una roba assurda, cioè è una roba veramente utilissima. E come ripeto, è sottovalutato, perché appunto non lo si usa, non lo si usa mai il secchio d'acqua nelle bedwars. Cioè chi è che va a pensare ad utilizzare il secchio d'acqua delle bedwars? Nemmeno io, ragazzi. Sto attaccando il blu, ragazzi, guardate qui che salto enorme faccio. Secchio d'acqua, boom, non prendo danno perché non lo prendo. Inoltre rompe il letto al blu. Vedete il blu che è morto, ragazzi? Se non, ad esempio, avevo un secchio d'acqua, lui non moriva, mi poteva eliminare. Cioè capite quanto è utile? Se non l'avevo, sapete quanto danno avevo preso? Perdevo praticamente metà vita. E magari se lui adesso non si buttava nel void, ma dovevo fightare con lui, io non ce la facevo. Magari perché lui rispawnava full vita, appunto mi killava. Ve lo rifaccio rivedere. Boom, tac, non prendi danno, letto andato. Cioè proprio cosa molto molto easy. Ora beh, sono morto perché sono scarso, però comunque capite quanto è buono. Ora da voi sotto nei commenti voglio sapere se voi sapete fare tutte queste abilità e se soprattutto, ragazzi, vi sono piaciute. Io comunque mi sono trovato forse un po' più in difficoltà con il Bristle Bridge, che appunto non sono molto molto bravo. Però per il resto comunque tutto molto molto tranquillo. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi se siete nuovi, ad attivare anche la campanellina. E noi ci vediamo come sempre alle 15 domani con un nuovo video. E vi saluto.